Ciao, buon pomeriggio Giacomo, spero che vi possiate ascoltare poiché la musica di sottofondo potrebbe disturbare il commento di questi primi minuti di Radio Cronaca. Renate e Gubbio sono già in campo, Gubbio alla ricerca della prima vittoria in trasferta nel corso di questa stagione. La missione però è davvero molto difficile perché di fronte c'è la seconda in classifica di questo campionato. Una novità dell'ultimo minuto nelle file del Gubbio, che sembrava dover schierare la stessa formazione che 7 giorni fa si è imposta contro la Reggiana, invece all'ultimo minuto, e a differenza anche di quanto riportato nelle distinte del pre-gara, non scende in campo Elio De Silvestro, bensì Ciccone. Non cambia però di fatto lo schieramento tattico di mister Dino Pagliari, il Gubbio di conseguenza parte con il 4-4-1-1. E tra i pali ci sarà Volpe in difesa all'Oporto, Dierna, Burzigotti e Calombo, a centrocampo Ciccone, Giacomarro, Ricci e Cazzola, Casiraghi a supporto dell'unica punta Marchi. L'arbitro sta per dare il via all'incontro, sarà il Renate a dare il via alle ostilità. Renate che con la tradizionale divisa nerazzurra attaccherà da sinistra a destra rispetto alla tribuna centrale, mentre il Gubbio veste una seconda maglia interamente bianca, quella della trasferta, e attacca invece da destra a sinistra. Partita che è incominciata in questo momento con la squadra seconda della classe in possesso del pallone. Il Renate va in campo con Di Gregorio in porta, linea difensiva composta da Mattioli, Teso, Di Gennaro e Anghileri, centrocampo a tre con Simonetti, Pavane e Palma, in attacco trio con Finocchio, Gomez e Lunetta. Renati con diretto sport, vado subito ad Enrico perché è cambiato il passo alla cittadina di Enrico. E purtroppo è cambiato in maniera negativa per il Gubbio, perché all'11° minuto il Renate è passato in vantaggio con un gol segnato da Simonetti. C'è stato un traversone dalla sinistra, la palla è andata a spiovere più o meno al centro della reticola. Volpe non è sembrato esente da colpe perché non era ben posizionato. È arrivato Simonetti che con un tocco al volo ha messo alle spalle dell'estremo difensore rossoblu con il destro. Ha provato ad andare un difensore in marcatura, ma non è stato un tentativo fortunato, e quindi dopo 11 minuti il Renate si trova a condurre per 1-0. Ma seguiamo adesso un calcio, a questo calcio di punizione, la palla in aria intanto per Lunetta, c'è l'intervento poi da parte di Pavan, vertice alto dell'area di rigore, una finta di gambe, palla in mezzo al centro dell'area piccola, e tutto segnato da Guido Gomez di testa quando i minuti di gioco sono 29 e il Renate si porta sul 2-0, colpo di testa di Guido Gomez. Per seguire insieme a Enrico Barrecchione. Grazie Guido, Enrico. Siamo al 67° e il Gubbio ha effettuato un secondo cambio dentro Yallow per lo spento Casiraghi, e c'è il gol del Gubbio in questo momento, il gol del 2-1 con un traversone che è arrivato dalla fascia laterale di Cazzola, e l'intervento aereo di Ciccone che ha messo alle spalle di Di Gregorio, e quindi al 67° minuto il Gubbio riapre la partita. Colpo di testa in tuffo del giocatore che non doveva essere della partita e invece è riuscito a riaprirla, rimettere la palla in gioco e cercare di riequilibrare questa partita. L'ultima azione è quella del Gubbio, adesso è Dierna che avanza, Dierna vicino a lui c'è Burzigotti, viene servito. Avanza ancora con la maglia numero 24, ma il suo lancio finisce tra i piedi di un difensore del Renate. E la partita in questo momento al 95°, il Gubbio non riesce a sfruttare l'ultima palla e perde per 2-1 sul campo del Renate. Ricapitoliamo brevemente quanto accaduto qui al Città di Meda. All'11° minuto il vantaggio del Renate con Simonetti con un gol di testa all'interno dell'area piccola su un'uscita incerta di Volpe. Al minuto numero 21 il gol di testa di Gomez su assist dalla destra di Pavan, poi al 67° su assist di Cazzola, tuffo di testa di Ciccone in area piccola e gol del 2-1. La rimonta del Gubbio è stata frenata però dall'espulsione di Cazzola, che ha in qualche modo reso più difficile il compito della formazione ugubina, che tra l'altro è andata vicina al 2-2 con un colpo di testa del neo entrato Iallo nel corso della ripresa. Io vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiremo tra poco per le interviste nel dopo partita con mister Pagliari. Ribadisco solo il finale, Renate 2 Gubbio 1, a terra linea Giacomo.